Siamo qui da radiofonica.com ad Umbria Libri, siamo sempre a Perugia e siamo qui oggi per presentarvi Giovanni Storti. Benvenuto. Grazie, grazie. Volevo iniziare facendo una domanda sulla conferenza che si terrà tra pochissimo, sì, chiedendo di cosa tratta il libro Niente panico, si continua a correre, sì, insomma. Il libro tratta di vabbè, l'argomento principale è che a una certa età tanti rinunciano a correre. In realtà si può ancora correre, certo più lentamente, ma si può. E poi tratta dei viaggi che abbiamo fatto in corsa, cioè il mio socio di scritto. Perfetto, io volevo fare un'altra domanda. Ci sono stati tantissimi film che hanno fatto ridere e anche emozionare molti italiani, e è in produzione un altro film che uscirà nel 2020, Odio l'estate. Volevo, sì, chiedere com'è stata la produzione di quest'altro film, come vi siete ritrovati di nuovo a lavorare per un'altra pellicola. Beh, è stato molto interessante, bello. Abbiamo scritto una bella sceneggiatura con Massimo Venier, che era il nostro primo regista, e le riprese sono state, a parte il caldo mostruoso, molto divertenti, per cui le sensazioni sono buone. Adesso vediamo col montaggio cosa verrà fuori. Perfetto. Tom, ti passo la palla. La mia domanda era: quali caratteristiche accomunano un buon corridore e un buon attore? Allora, l'accettare l'imprevisto, essere preparati all'imprevisto, avere tenacia e ironia, cioè non prendersi troppo sul serio. E l'ultima era: a quale dei suoi tanti film è più legato e perché? Più legato? Allora, se penso al divertimento che ho provato io a farlo, all'ultimo film, anche se non era proprio un film, A fuga da Reuma Park. Devo dire che, non so, Chiedimi sono felice, forse è il film più film che abbiamo fatto. Storico. Però poi, storico, però poi la banda di Bambinata, c'è sempre il pubblico che decide qual è il film più bello. Però quello dove mi sono divertito di più sicuramente è stato quello. Perfetto, la ringraziamo davvero tanto. Grazie a voi. Da Radiofonica è tutto. Ciao.